Ciao a tutti, io sono qui, come al solito, mi avete contattato di continuo. Quel concetto della giornata della memoria è stato veramente forte, l'ho rivisto anche io. Vi dico la verità, mi sono anche messo in discussione nuovamente. Mettersi in discussione vuol dire trovare il modo di, ripeto, conoscere se stessi, quindi conoscere le emozioni. Stiamo lottando tantissimo in quest'ultimo periodo con quello che è la nostra base lavorativa professionale, che è il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Quindi stiamo mandando avanti tante azioni educative, tante azioni per riconoscere i doni e i talenti di ogni nostro alunno, di ogni nostro figlio e figlia. E stiamo cercando di trovare delle strategie e metodologie nuove per delle persone, cosiddette generazione Z, che sono totalmente nuove, sia dal punto di vista del concetto, sia dal punto di vista dell'interfacciarsi con la strumentazione multimediale, sia dal punto di vista del vivere e che cosa si sta vivendo. Si sta sempre parlando di emozioni negative e lo sto sentendo di continuo anche nel mio ambiente lavorativo, che è veramente non solo quello del mio IC dove lavoro, ma in generale anche delle altre istituzioni e ordini e gradi differenti. Abbiamo perso la gioia di pensare al futuro concimando bene oggi. E questo perché nella nostra società la scuola non si sta più vedendo come una volta come una scalata verso il successo, ma tante volte uno pensa: mi laureo, ma poi che faccio? Mi diplomo, ma poi che faccio? E la classe operaia sta diventando un po' fantasma. Leggevo qualche giorno fa di quegli operatori che portano cibo e bevande con le loro bici, che hanno un solo titolo, quello aziendale, ma non hanno più un nome, non hanno più un'identità e quasi quasi non hanno più quella grande bellezza di vivere insieme ad altri operatori, quindi si sente più il peso della solitudine. È una solitudine, pensate, che con qualsiasi tempo noi stiamo vivendo nelle nostre mura di casa, fuori ci sono queste persone in bici, sole. C'è un grande compositore, Cage, è un compositore di musica aleatoria. Lui è stato un grande perché ha utilizzato e ha proprio tirato fuori i rumori, facendoli diventare suoni, facendoli diventare proprio parte di una composizione completamente musicale artistica. Quindi, prima di lui c'è stato Stravinsky, principalmente con La Sabbia della Primavera, con altri suoi brani, con le altre sue composizioni. Andatela a vedere, andatela a sentire. E vedere perché? Perché John Cage con le sue composizioni ha fatto delle piccole opere d'arte, quindi il suo spartito era uno spartito dove c'erano anche dei disegni che facevano comprendere in un certo qual modo quello che lui immaginava, ma chi va a fare quel brano poi deve utilizzare la propria immaginazione. Perché ho detto questo? Perché queste persone fanno parte dell'opera d'arte, le persone che in bici portano a destra e a manca quello che noi chiediamo telefonicamente sono delle persone, sono dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. Abbiamo perso la logica del team, quasi quasi abbiamo bisogno del capo che ci dice e gli altri che fanno, senza né mai né però. Ci sono alcune società e alcuni gruppi di lavoro che hanno bisogno di questa leadership, la leadership del io dico e tu fai, però dipende da quale livello si raggiunge, perché un capo, un vero capo, delega e delegare vuol dire lavorare comunque in team. Dove voglio arrivare quest'oggi e concludo subito? È che noi stiamo crescendo i nostri piccoli per una società del domani. Stiamo avendo difficoltà per far riconoscere a loro stessi le emozioni e ciò che sono, quindi il proprio sé e il sé degli altri, ma perché forse noi l'abbiamo perso un po' di vista. Se
Stiamo andando verso la tecnologia totalmente autonoma, quindi alla robotica. Forse sarà un bene, ma da oggi, anzi ad oggi, vedendo come stiamo utilizzando tutta la robotica, compresi gli strumenti multimediali digitali, mi sa che stiamo un po' andando fuori strada. E fuori strada è facile andarvi in una società dove la solitudine sta prendendo sempre più piede e dove tutto quello che sta succedendo nel mondo ci provoca sempre più paura. Quindi non sto utilizzando ansia perché l'ansia è uguale paura, paura di vivere per come fino ad oggi hanno vissuto i nostri avi, facendo dei bei chilometri a piedi, vivendo di natura, condividendo con le persone che avevano più o meno bisogno, ma principalmente sorridendo e salutando con un ciao oppure un ti voglio bene. Iniziamo a rispolverare queste cose perché mi sa che siamo un po' in ritardo con la nostra tabella di marcia per una vita migliore. Ciao a tutti!